Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Come vi avevo promesso che l'avevo già spoilerato nelle storie una settimana o due fa, non lo so, sono qua per farvi vedere le cose che ho comprato, siccome mi piacciono molto, e comunque il mio haul di vestiti e costumi estivi. E la cosa che più vi incuriosiva è il fatto appunto dei costumi, perché li ho presi su Romwe e volevate sapere più o meno una recensione sul sono così come li vedi sul sito, ne vale la pena, prezzo, qualità, bla bla bla, siccome non li avevo mai provati e nulla, sono qui per darvi una recensione di quello che ho preso. La cosa che fa ridere è il fatto che io abbia comprato una cosa tipo, non lo so, probabilmente ne vedete un pezzo di montagna comunque, una cosa tipo 10 costumi e non vado neanche al mare. Ma a parte quello, cioè, perché quando puoi spendere soldi in cose utili, perché non comprare 10 costumi? Esatto. I vari look, vestiti, completi con cose, etc., le troverete sul mio 21 Buttons, che vi lascio sempre il link, il primo link qua sotto in descrizione. Andate lì, seguitemi e seguitemi perché dobbiamo essere in tanti, siccome i look li trovate sia da uomo che da donna, che siete maschio, che siete femmine, seguitemi, scaricate l'app, seguitemi, vi lascio il link per scaricare l'app qua sotto e nulla, lì troverete tutti i vari link a costumi, vestiti, cose, perché non ho voglia di linkarli qua sotto perché ci metterei un sacco di tempo, quindi se siete curiosi nelle varie settimane, giorni, cose seguenti questo video, vi metterò tutte le foto. Voi non chiedetemi perché oggi sia iperattiva, non lo so e non so nemmeno perché io tutta questa voglia di registrare i video oggi. Sarà perché ho una bellissima maglia gialla che ho i capelli lilla, sta benissimo, e per il fatto che il video dei capelli lilla vi sia piaciuto un sacco, che questo colore vi piace un sacco, non lo so. In primis, cioè, sono cose che ho comprato e che mi sono state date. No, quasi tutte, cioè, che ho comprato, altre che mi hanno regalato, alcune per il mio compleanno, vabbè, lo sapete. In primis, voglio soltanto farvi vedere, se ho la scatola smontata, la mia nuova Jolie Candle, perché voi sapete che mi sono innamorata dell'altra tantissimo, adesso vi metterò la clip di cosa ho trovato dentro, perché non ce l'ho qua al momento, perché è qua sparsa da qualche parte. Qua sotto sempre vi lascio il link alle candele con il mio sconto, perché ne vale un sacco la pena. Le candele hanno una cioè costano tipo sui 20-30 euro, sono profumatissime, praticamente come le Yankee Candle. Questa qua, la rosa, ringrazio My Jolie Candle per avermela regalata per il mio compleanno, perché è buonissima. Comunque hanno un sacco di odori e profumi per l'estate che sono magnifici. Questa qua, la rosa, è buonissima, dentro ho trovato una collanina con un fiocco e un brillantino di Swarovski. E ho scoperto che dentro, io non ci avevo fatto caso la prima volta con l'anello, dentro c'è un codice che tu se inserisci sul sito della Jolie Candle, ti dice qual è il valore della collana, braccialetto, orecchini, cioè di tutto, che hai trovato. E ho scoperto che la mia collana, quello dell'anello purtroppo l'ho perso, cioè il codice non ce l'ho. Quello della collana, il valore è di 60 euro, quindi cioè ne vale. Se volete fare un'idea regalo, qualcosa di carino come Jolie Candle ha fatto con me, vi lascio qua sotto il link al loro sito, potete esplorare se anche voi amate le candele come me. Passiamo alla parte che più vi interessa, ovvero i costumi. Vi mostro prima quelli più belli, che mi piacciono di più. Il primo è questo, che ha tipo triangolo, sì, ha leggermente l'imbottitura, però io non avendo tette mi piace il fatto che sia piatto, non so perché, lo trovo molto chic di classe. Mi piace un sacco il tessuto, è tipo trapuntato, non so come farvelo vedere. E la mutanda, boh, è tipo brasiliana, leggermente a vita alta, sottile. È un sacco bella. Di questo qua ho preso la L, ma mi è leggermente grande. Sarà perché sto perdendo un sacco di peso. Comunque lì ci sono le size chart sul sito di Romwe, essendo in cinese, giapponese, come vi dico sempre, controllate le taglie in centimetri, misuratevi, perché non sono come le nostre taglie europee, ma sono più piccoli. Comunque niente, io ho preso la L per sicurezza, perché dalle taglie mi sembrava giusto, cioè più che altro per le mutande, però mi sono detti un po' leggermente grandi, quindi qualche cosa ho failato. Però questo è bellissimo. Considerate che di tutti i costumi li ho pagati circa sui 7, massimo 10 euro, roba anche a meno ovviamente. Il mio preferito è questo qua blu, questo qua è la mutanda, vabbè, ed è di velluto. Ed è fatto top, cioè nel senso si infila dalla testa, non ha gancini né nulla. E anche questo sembra super, cioè è super stretto, effettivamente, cioè la fascia è strettissima, però è
è la cosa più figa in assoluto. Questo qua ve lo straconsiglio ed è bellissimo, un sacco di colori ed è morbidissimo, in velluto lo trovo veramente veramente figo. Altro super fave, sempre a triangolino, sempre molto semplice, a me piacciono molto semplici, questo qui bianco, che avevo pensato che bianco mi stesse come un pugno in un occhio, e invece è il costume più bello che abbia mai avuto in tutta la mia vita, dopo quello di velluto. E invece la mutanda, questa qua non è brasiliana, ma è tipo mutanda normale, ed è sempre trapuntato tipo l'altro bordeaux, anche di questo ci sono diversi colori, però questo qua bianco è bellissimo, e anche questo qua leggermente la coppa, però non è in bocca, cioè è di tessuto scrauso, insomma, è figo. Per le persone che si vergognano di mostrare il loro fisico anche nel giardino di casa, siccome non vado al mare appunto, ho preso questo qua che ha vita altissima e di fianco appunto è aperto così e ha questo tema delle foglie. Ma per chi è timidoso e vuole non solo la vita alta che copre la pancetta e le maniglie dell'amore, ma il top di sopra è fatto a mo' di top sportivo, sempre aperto di lato. Così, cioè alle fascette, insomma, avete capito. Però è a top sportivo, quindi lo potete usare in realtà anche come top normale. Il problema di queste imbottiture è che, non essendo cucite dentro, cioè viaggiano e non poco, cioè si spostano. Quindi non so, cioè, di tutti i costumi tra l'altro c'è il modo per toglierle, quindi penso che in questo qua forse lo toglierò, non lo so, e lo userò come top da tutti i giorni perché... Semi flop, questo costume qua mi piaceva un sacco, uno perché era giallo, due perché aveva il bordo in elastico. Il problema è la mutanda è perfetta, l'elastico però è talmente stretto che ti fa degli rotoli di ciccia in posti che non sapevi di avere. E va bene così. La parte di sopra invece non mi piace per niente, addosso è orrendo, cioè è gigante, le tette sono tipo separate, una a destra e un'altra a Kathmandu, probabilmente se avete le tette a voi sta meglio, io non le ho e non mi sta bene. Dovrò farmi accorciare questa parte qua perché non è regolabile e dove l'elastico manca nelle mutande, cioè per farlo leggermente più largo in modo che non ti strizzi, qua ce n'è fin troppo, cioè tipo a me dovevo tagliare un pezzo così di elastico per fare in modo che mi entri un braccio. Non lo so, non sono molto convinta, però lo amavo ed è quello, cioè è quello su cui puntavo di più perché l'ho pagato più di tutti, probabilmente su 10 euro, ed è il più grande flop della mia vita. Ne ho preso uno molto 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 semplice, nero, a me piacciono le cose in taglio vintage, fatemelo girare al lato giusto. Questa qua è la vita, altissimissimissimo e sgambatissimo, lo amo, bellissimo, semplice nero. La parte di sopra un po'... cioè non so, secondo me è un po' grande, più che altro è di quelli che si mettono sempre a top dalla testa, quindi non si allacciano, cioè si allacciano, cioè non si agganciano, però la cosa figa è che ha il buco qua e rimane un po' a toppino, non so, è semi vintage, però non so, probabilmente ho filato la taglia o è fatto di un tessuto strano che essendo doppio ti fa sembrare più grosso di quel che sei, non lo so. E l'ultimo costume, che anche lui mi piace così così, insomma, non è bello come i primi, è un altro semi vita alta circa, però secondo, cioè, a parte che è gigantesco, cioè mi sta 7 volte la testa qua dentro, ho proprio filato la taglia della parte di sopra, cioè se non avete le tette non mi sento di consigliarvelo. Anche questo qua si infila top, però non lo so, cioè un po' largo, va bene che ha le coppe finte, però non lo so, un po' largo. Questi due qua, quello giallo con le strisce è più fade di tutti. Ora, dopo, allora, per quanto riguarda la spedizione, Rome questa volta mi è arrivato in 1,5 settimane, quindi pochissimo. Non ho pagato la spedizione perché sì, io che mia sorella abbiamo fatto incetta di costumi, quindi non ho pagati, cioè saranno 7-8 costumi, cioè appaiati, avrò pagato 60 euro la mia parte, 70 fate, e quindi boh. Approvati, devo ancora provarli in acqua quando andrò in piscina o cose, probabilmente lo saprete, magari nella mia vasca da bagno di questo passo, però si vedrà. Passando velocemente ai regali di compleanno, cose che comunque mi hanno comprato i miei per il mio compleanno, ho voluto, cioè voglio provare qualcosa di leggermente più vintage del solito, ovvero ho preso da Bershka queste 3 paia di anelli di misure e spessori diversi che ho pagato 5,99 euro, perché come avrete visto nelle mie storie, se mi seguite su Instagram, io prima qua non avevo i buchi, adesso ne ho 2 e ho fatto il quarto in questo orecchio, quindi potrò avere
gli orecchini appaiati come le signore. Ora che sono diventata grande posso permettermi dei buchi alle orecchie. Poi il mio vostro fave per i vestiti è Zara, nonostante costicchi un po'. Infatti per il mio compleanno mi sono fatta regalare un paio di cose della nuova collezione e che stradoro. Uno sono questi pantaloncini a vita altissima e a sacchetto, quindi sono larghissimi e sopra sono strettissimi. Che hanno però, cioè se uno sono bianchi, non ho mai avuto pantaloni bianchi in tutta la mia vita e va bene. Però hanno questa cintura, diciamo, di plastica, non lo so, stile un po' vintage che, non so, fa un po' safari. Non so, io li amo. E sono costati sui 25 euro, che sono tanti però, non lo so, il materiale è top e sono bellissimi. Poi ho preso questo top qui giallo, molto semplice, che in realtà è croppato, cioè nel senso arriva fino a qui. Giallo polentina, che è il mio colore di quest'anno, come avrete ormai già capito, per cui i capelli top. Insieme questi due fanno molto safari come completo. Comunque questo top qua l'ho pagato 5 euro, ci sono diverse colorazioni, tipo righe, mimetico, fucsia, bianco, nero, boh, non so, c'erano quelli che erano, insomma. E per completare il mio look safari di quest'anno ho voluto permettermi i miei primi occhiali da sole seri e li ho presi da Mango, li ho pagati 17 euro. E fanno molto diva, cioè un magico adesivo che non ho tolto ovviamente. Però non so, io li trovo veramente fichissimi. Non so, giallini panna, un po' da diva. Non lo so, mi piacevano. E infine, capo stravagante preso da Zara è una salopette. Per chi mi conosce mi avesse... No, probabilmente no, non mi conoscete sotto questo aspetto. Io d'estate compro e porto quasi sempre solo tutine, quindi non completini separati tipo jeans e maglietta, ma tutine intere. Un po' la pigrizia, un po' che mi fa sembrare un cute orsetto, non lo so. Ho preso, anzi mi è stata regalata appunto, questa salopette ricamata di Zara, bellissima, 40 euro, però bellissima. Raga, parliamone. Che è in stile tirolese con i pantaloncini più larghi, però è tutta dritta, è un tessuto leggerino tipo lino e appunto è una salopette, quindi queste qua sono le bretelle. Non so, è bellissima, sono innamorata, è veramente una figata atroce, pazzesca. Poi mi sono fatta regalare una tutina, ovviamente ve l'ho accennato 2 minuti fa che io amo le tutine, magari se non vi spoilerò ogni singolo capo mentre cerco di girarlo dal lato giusto, sarebbe meglio. Comunque ho preso una tutina da Bershka che costa 18 euro ed è tutta intera a pantaloncino morbida. Però sembra separata, cioè sembra un pantaloncino col suo top, crop top col nodino e poi a scollo americano, quindi questi qua intorno al collo che a me piacciono da morire. Ed ovviamente giallina e bianca. E nulla, questa qua è veramente, veramente bella. E infine, ultima parte di questo haul estivo, che in realtà è una parte perché compro continuamente vestiti, trucchi e cose online, ma va bene. Meglio che me ne vediate, tanto vi interessavano i costumi di Romy, quindi va benissimo così. Ho preso questo top, crop top, con elastico con i bottoncini di Bershka a 12 euro con queste righine, sempre giallo, giallo sempre presente, e i bottoncini, ho un feticcio per i bottoncini nelle maglie, nei top, lo trovo fighissimo, a righe, elasticizzato, che lascia le spalle scoperte ed è bellissimo. Non lo so, credo di essermi fatta regalare solo cose dallo stile un po' vintage, di aver comprato solo cose un po' molto particolari che si vedono veramente difficilmente addosso. Ma quello che dicevo ieri a mia madre è che da quando ho fatto questi capelli sembra che la gente non abbia mai visto nel 2018 le persone con i capelli colorati. Cioè capisco che sia un colore veramente figo, perché questo lo so, però avere sempre gli occhi addosso mette un sacco ansia, e soprattutto la gente che ti dice: oh mio Dio, quei capelli di quella, cioè almeno fatelo a bassa voce. E quindi ho detto: perché non comprare anche vestiti un po' appariscenti, che tanto la gente ti commenta sempre comunque. E nulla, spero che questo haul mega veloce, mega, non lo so, mega tutto, mega vintage, mega summer, così, vi sia piaciuto. Noi ci vediamo in un prossimo video, la prossima settimana. Lasciate qua sotto commenti su cosa vi è piaciuto e cosa non vi è piaciuto. E seguitemi appunto su 21 Buttons, che pian piano caricherò i vari look estivi, insomma. E nulla, ci vediamo in un prossimo video. Vi mando un bacio grande. Ciao!